Domani, ultimo appuntamento dei Sabati Forlivesi. Incontri con artisti e pittori a Palazzo Romagnoli. Il protagonista questa volta sarà Roberto Mercadini, che presenta il suo libro Rapsodie Romagnole. Mentre lo scorso sabato l'ospite è stato uno dei fondatori di Slow Food, Graziano Pozzetto, con Caro vecchio porco, ti voglio bene. Da sempre mi occupo di cultura gastronomica e antropologica della Romagna. Sono un ricercatore e un codificatore di questa cultura. La Romagna ha tantissimi padri di questa cultura, anche disseminati nei piccoli paesi di angoli romagnoli proprio. E la cultura gastronomica della Romagna, rigorosamente ricercata e codificata, rappresenta una delle chiavi per esprimere l'identità del nostro territorio. Il libro di questa sera è sulla tradizione contadina del maiale. È una tradizione che in buona parte è scomparsa. Non c'è più. Pochissimi sono i cultori che riescono ad allevarsi un maiale. L'ideale sarebbe per i 2 anni, l'ideale sarebbe che mangiasse ghiande, castagne, favino, il pastone quotidiano. L'ideale è che si potesse muovere e che possa raggiungere ben oltre i 2 quintali di peso vivo finale. E quindi ci ritroviamo carni mature dove la componente grassa è cresciuta armoniosamente a rete insieme con la componente magra. E poi la tradizione dell'uccisione del maiale, della beccheria casalinga, questo momento straordinario di opulenza, di festa, di immagazzinamento di grassi, di cose buone per attraversare i lunghi mesi dell'inverno nelle case contadine patriarcali di un tempo. Poi va anche ricordato i mezzadri, la mezzadria è scomparsa ovviamente verso la metà del secolo scorso, che potevano avere, ma non sempre, la facoltà di allevarsi il proprio maialino, allevato e ben voluto come uno di famiglia. Era fondamentale per la sopravvivenza della stessa famiglia, era fondamentale per rispondere proficuamente alle ossessioni della fame. I gusti, i saperi, i sapori attorno al maiale con tutti gli utilizzi, ecco, rappresentano una passioncella gastronomica dei romagnoli di oggi.